proseguiamo il nostro giro. Questo è il retro di quella casa, casetta molto particolare, sarà neanche 40 metri quadrati, sarà 30-35. Qui ha pure il garage, non me ero accorto, quindi è un bel terreno. Ovviamente qui è allo sbando più totale, decenni che non ci mettono le mani. Però è ancora in buono stato, grazie a questo particolare tipo di tetto, secondo me. C'è un tetto che va giù tipo a cascata e non sembra nemmeno molto vecchio, fatto con il bitume, che tra l'altro, oltre a renderla perfettamente impermeabile, almeno finché regge la gomma, il bitume gli dà dalla parte, dal lato qua verso il monte, una notevole protezione anche dal calore. Guardate qui l'intonaco venuto tutto via, si vedono i mattoni vivi. Però il tetto ha retto perfettamente con questa particolare e originale struttura che copre anche dietro. Questa sembra abitata ancora, cioè non adesso, ma comunque vissuta. E qui hanno sfondato senza troppi problemi. Anche quest'albero sicuramente è nato dopo della costruzione, così grosso. Guardate lì quanti pali rossi, chissà cosa servivano, tutti quei pali rossi. Strano. Si sono dimenticati uno straccio. Però si vede che questa è stata riverniciata da poco. C'è una cassa. La cassa panca. Questa ancora gli eredi, e tanto per forza ci sono rimasti gli eredi, chi l'ha costruita la vivono, o forse l'hanno comprata. Lì tutto un muschio è cresciuto sul tetto. Solitudine, di qui. Ripeto, però ci devi avere un reddito, una rendita, almeno qualcosa, perché è improponibile andare a lavorare tutti i giorni lontano da qui. E poi qui si è fermato, sarebbe potuto proseguire se ci fossero state altre richieste, però Villino Mariù, anche questo è nuovo, cioè nuovo, tenuto bene. Devo ancora andare avanti, forse è stato il comune via Piro a dire basta perché si stava deturpando troppo, oppure a un certo punto è terminata la richiesta. Guardate che roba lì, cioè pazzesco, l'albero che passa attraverso il pavimento del balcone e poi addirittura sopra il tetto, quindi presumo che l'abbiano fatto. L'hanno fatta dopo questa casa. O forse hanno fatto crescere, cioè l'hanno fatta prima facendo crescere l'albero in attesa che diventasse effettivamente quello che è diventato, con i rami oltretutto laterali, anche perché forse è stata una scelta proprio, una scelta che poteva però concretizzarsi dopo 30 anni come minimo. Che poi gli fa anche ombra, no? Anche con i rami laterali. Guardate qui, che strana capanna, tipo quelle in Alto Adige, no? Che vanno proprio a cucuzzolo, chissà come gli è venuto in mente, c'è l'amaca lasciata montata. Dietro questo sarà il bagno. Appoggiata su dei mattoni, così evita la dispersione del calore. I mattoni sembrano vecchi, però molto più della. Poi guardate, si sente anche l'odore. È stata tinteggiata molto molto di recente con una
vernice oleosa, qualcosa che è idrorepellente. Si sono scordati due travi. I mattoni sembrano però più vecchi rispetto alla costruzione stessa. Che strano, cioè c'è un casone enorme qui e è andato avanti, presumo che si vede, guarda, da lì c'è un teschio di bufalo o quello che è. È andato avanti con la roulotte, che è qui da decenni, ha messo pure la tettoia e tutto, ma non gli bastava, ha costruito anche questa, credo in palese violazione, perché non credo che uno chieda il permesso di costruire qui quando la proprietà, guarda che roba. Anche più di un'abitazione, o una sola, non si capisce, perché ci sono, qui c'è la cancellata molto bassa che dà lì ad un tavolino e le panche rifatte con del materiale di recupero. Lì c'è un altro pezzo di terra e poi c'è questo che scendi giù. Questo sfrutta tutta la recinzione qui di legno del vicino, da questa bella villetta. Ah, perché questo entra da qua, allora è per questo che si vede. Questa non è la sua proprietà, forse inizia da lì, non lo so. Comunque non è recintata e qui ha dovuto, se è, o è pubblica, una via pubblica, oppure ci hanno servito di passaggio, perché questo deve entrare. Questo c'è pure il pozzo, non so se è lì per bellezza o c'è l'acqua. Non sembra tenuta benissimo comunque. Cioè è messa bene, è carina e tutto, ma è evidente che non è certo da quest'estate che non viene tenuto il giardino. Il giardino così, come sarà un anno che non viene curato almeno. È in vendita. Via degli scoiattoli. C'è uno a cavallo. Il mio giro pian dell'elmo credo che si interrompa qui sugli zoccoli di quel cavallo. Km per arrivare a Del Cito. I trocchi. Ma dai, a piedi. Non è che non si facciano 15 km, si fanno. Però comunque le macchine girano, soprattutto d'estate. Seguo un po' quel cavallo lì, fa molto lento, perché ci sono altre case immerse proprio quasi invisibili. Io una volta me ne ero accorto passando qua, ma adesso non ci si può passare perché stanno facendo i lavori. La Francesca Romano Legnami di Gubbio
e quindi non si può entrare. Scarponi crispi, abbastanza comodi, devo dire, ma non raggiungono certo la comodità degli Svat Pro, che però sono molto più caldi naturalmente. Questa è la casa che abbiamo visto prima, carinissima. Mi chiedo se è di proprietà unica oppure se penso di sì. Che resta ben poca batteria poi per canfaito. E vabbè, pazienza. Queste soluzioni non mi piacciono. Doppie, cioè è la casa singola ma allo stesso tempo divisa. Meglio una tutta per te. Poi grossa, cioè, se devi prenderne una grossa divisa a metà, cioè prenderne una un pelo più piccola, la tutta tua, per come la vedo io, a meno che. Guarda questo quanto è grosso il terreno, la corte. Quello che lo riprende da dietro. Vediamo qui cosa dice. Monte San Vicino, vetta, 1 ora e mezza. Quello va talmente lento col cavallo che persino a piedi lo raggiungo. Va bene godersela, fai riposare pure il cavallo, però. Questo è un po' esagerato così lento. Per carità, però. Magari se la prende con molta calma fa bene. Solo che. C'è sempre le macchine, cioè, vuoi non vuoi una strada asfaltata, che è positivissimo per me che devo muovermi con la macchina. Guarda qui l'indicatore della strada quando c'è la neve, potrebbe arrivare anche a quell'altezza. Le case sono lì in mezzo, che sono abbandonate, almeno lo erano qualche anno fa quando ho fatto il video, c'è il video poi. Non mi ricordo il titolo, ma insomma credo che cercando Monte San Vicino qualcosa compaia. Diciamo stivali crispi, no? Ecco, non sono comodi ovviamente come una scarpa da tennis, non sono comodi come gli Svat Pro che sono troppo caldi, però sicuramente sarebbe impensabile utilizzarli in queste condizioni climatiche. Il fatto che abbiano lo stivaletto alto un po' protegge la caviglia, perlomeno, un po'. Non è che sia risolutiva perché se te la sloghi, se ci vai con tutto il peso sopra. Però